tutti ragazzi, sono Lo e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo ancora su Black Ops 3. È un po' di tempo che non mi faccio sentire, ma tra festa, se festa, ciao zio, tra viaggio in Ungheria, febbre e tante altre belle cosette, non ho avuto tempo di registrare, quindi mi sono fatto questo po' di tempo di inattività, quasi 2 settimane. Comunque la febbre ancora ce l'ho, di sentire sono attappato come pochi. Allora, questo sentite come sto ridotto. Allora, questo qui è un tutti contro tutti giocato con il VMP, con calcio e silenziatore. Non vi dico i perk perché questo gameplay è abbastanza vecchio, del tipo l'ho registrato quasi 3 settimane fa, e quindi non mi ricordo praticamente niente della classe, quindi non ve la posso dire. Però mi ricordo le ricompense che erano, mi ricordo, le vedo lì, sono Wav, attacco fulminante e Hellstorm. Allora, la partita è un po' iniziata un po' col culo, però poi tra mid game e late game vedete come riprenderò un attimino piede e comincerò a fare un pochino i buchi. Comunque devo dire, quando ho fatto questo gameplay ancora non avevo la abilità che ho adesso, non è che sono un fenomeno, però posso dire che un pochino ho preso la mano con i comandi, con comunque la tuta. Riesco più o meno a gestirmi bene gli spot e a giocare in modo decente. E poi avendo sbloccato adesso da poco silenzio di tomba e insieme in combo con percezione ambientale, gioco con le cuffie, regà, è tutto un altro pianeta. Praticamente cioè avete il WAV mentale costantemente attivo, perché praticamente sentite i rumori pure se un avversario scureggia ve lo sentite, quindi è veramente qualcosa di scandaloso quella combo di perk. Tra l'altro stavo utilizzando questa partita, ripeto, il VMP, che è un'altra arma ancora devastante, quindi io utilizzo la mia classe con silenzio di tomba e con il VMP. E cioè raga, è qualcosa di scabroso st'arma, perché comunque fa dei danni allucinanti sia dalla lontana, dalla media, dalla corta, poi da ancora di più distanza, e uccide con veramente pochissimi colpi. Comunque, un piccolo recap, un po' di cose che vi volevo dire in questo video, per poi tornare comunque se c'è ancora tempo a parlare della partita. Allora, è dei video che comunque voglio ricominciare a portare. Allora, ripeto, mi sono preso queste 2 settimane, ma non è che ho smesso, assolutamente. È stato, ripeto, a causa di forza maggiore, perché dall'Ungheria non mi sono, prima di partire, non mi sono preregistrato video, e avendo lì una connessione a dir poco scabrosa, non potevo assolutamente caricare niente. Rotto della cuffia, sarei potuto riuscire a entrare su YouTube per rendere pubblici i video, visto che finché non raggiungo i 100 iscritti non posso programmarli. E invece comunque dopo queste 2 settimane di totale inattività voglio comunque ripartire con il piede giusto. Ecco, allora voglio ricominciare Outlast, però aspettiamo un attimino e comincio Outlast. Poi la Lowcraft assolutamente quella la riprendo, e poi comunque come potete vedere adesso qualche video di Call of Duty a giro, a muzzo, ci sta tutto. Domani vedrete tra l'altro un video speciale, però su PES, però non vi spoilerò niente, quindi comunque è un video un po' speciale, ripeto. Per quanto riguarda comunque le serie prime citate, ovviamente li ricomincerò a cadenza dei video, dei giorni che ho detto nel famoso, mi pare, nel vlog Organizziamoci, ovvero il mercoledì e il giovedì i 2 video durante la settimana, poi sabato proverò a far ripartire, sapevate che è praticamente molto 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 pesante da registrare, per il semplice fatto che devi prepararlo, devi trovare le curiosità, devi scegliere il gioco su cui prendere le curiosità. Comunque è abbastanza pesantuccio da preparare, e quindi in questo periodo di inattività ho fatto qualche video un po' così randomico, ma sapevate che è proprio la serie che ho accantonato subito, perché non avendo tempo di registrare video normali, pensate, video complessi come sapevate che. E lo stesso vale per il TG Games, sì, per il VG News, che praticamente occupa anch'esso una grande quantità di tempo, perché devo trovare le notizie, scrivere tra virgolette un copione e comunque organizzare ciò che devo dire all'interno del video. Per quanto riguarda comunque le altre serie, cercherò di non saltarle più, perché comunque, ripeto, sono abbastanza semplici da registrare e non mi portano via troppo tempo, soprattutto questi commentari un po' così che voglio introdurre all'interno del canale, non con una cadenza settimanale, ma essendo comunque COD un gioco che sto giocando particolarmente in questo periodo, ho piacere a portarvi qualche gameplay in live o comunque commentari molto scialli tipo questo, vecchio stile, ecco. E niente, penso che comunque le informazioni riguardo i video credo di averle dette tutte. Vediamo un attimo. Sì, penso comunque di sì. E niente, in definitiva si riparte con la normale cadenza di video.
E quindi andiamo un attimino a sprecare questi ultimi, utilizzare questi ultimi minuti di video proprio per parlare del gameplay. Allora, come potete vedere, già non mi ricordo il nome di sta mappa, quindi non Stronghold è quella sulla neve. Fringe dovrebbe essere, però forse sto dicendo una cagata assurda. No, non è, dalla regia mi dicono non è Fringe, come si chiama questo mappa? Niente, non se lo ricorda neanche lui. Rihud. Potrebbe essere Rihud. Lo scopriremo dopo, lo scoprirò io. Poi metterò la correzione perché ovviamente ho detto una puttanata infinita sia con Rihud che con Fringe. E comunque sto dicendo, mi stavo gestendo un attimino questa zona qui, che sarebbe la zona occupata da B sul dominio più o meno, la middle. E mi stavo, giocavo moltissimo su questa pozza d'acqua, perché praticamente non è trafficata per un cazzo. Quindi prendevo la mia kill di gente che passava, perché qua è trafficatissimo, ma in questa parte d'acqua molto ridotta non c'è gente, non passa, praticamente la gente elimina dal cervello quella parte di mappa. Quindi mi ritrovavo a fare kill e rifugiarmi qui un attimino per nascondermi e riprendere un attimino fiato. Quindi avevo tutta la tranquillità possibile per tirare le mie ricompense e comunque continuare a fare kill, perché comunque questa partita, come potete vedere, è stata vinta senza troppi problemi. Questo tutti contro tutti, però mi pare già ve l'ho detto, non tutti contro tutti. E comunque sì, ho spottato, però devo dire è uscito fuori un buon gameplay. Quelli che proverò a portarvi più avanti cercherò di renderli un attimino di qualità più alta, però dopo anche questo, ripeto, anche se è abbastanza vecchiotto e ancora non riuscivo a giocare molto bene, devo dire è uscito fuori una bella partita. Poi ripeto, col VMP, raga, quanto cazzo è forte st'arma. VMP penso sia la versione futuristica dell'UMP, che non so se vi ricordate, chi gioca a Call of Duty da MV2 praticamente era l'arma più forte del gioco. E qui comunque ci ritroviamo un'altra volta con un Call of Duty, le quali armi più forti sono, almeno secondo il mio parere, le mitragliette. E però ogni mitraglietta in questo caso ha la propria peculiarità che lo rende un attimino speciale, ecco, che ha delle caratteristiche che altre mitragliette non hanno. Ad esempio abbiamo qui il VMP, che è un'arma secondo me equilibrata. Abbiamo un danno abbastanza elevato, un rinculo non troppo alto, perché abbiamo un rinculo che non è molto casuale come quello della K, ma bensì ha un rinculo fisso. Quindi è un'arma molto equilibrata secondo me tra tutte le mitragliette, però è tra le più forti, forse insieme al Vesper, forse. E comunque ragazzi, questo gameplay è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, noi ci si vede domani con il video speciale, bella! Dio santo!